Abbiamo fatto il silenzio stampa perché non ci sono piaciuti i dubbi che si sono creati prima e poi cavalcati dopo successivamente la partita di Brescia nei confronti di questa squadra, sulla sua professionalità, sulla sua moralità che ampiamente avevamo dimostrato nei mesi precedenti. Dunque, questo è quello che ci ha dato fastidio. Ci aspettavamo di essere difesi dall'opinione pubblica, dalla critica, perché noi avevamo dimostrato tutti insieme che non eravamo quelli come, cioè, quel tipo di squadra, che poi ci possiamo perdere bene o male, come abbiamo sempre fatto, ma noi siamo stati quello e l'abbiamo dimostrato a questa città a 360 gradi, sempre, e siamo un orgoglio di questa città. Dunque, è quello che ci è mancato, cioè ci è mancata pensiamo che dovevamo essere difesi in quel momento, che non è che viene soltanto scritto, che poi dopo incontri gente che viene da te, prima ti diceva complimenti, grandi, ragà, non mollate perché siete, nominiamo lo stadio, perché ci avete riportato lo stadio, mille complimenti anche dopo una sconfitta. In questo momento la gente, oh mi raccomando domenica però metteteci la gamba, oh mi raccomando domenica però correte un po' di più. C'è una grossa differenza tra quello che era prima 15 giorni fa e sì, è così, ma è normale, è normale. È così, ma secondo me è assurdo. Secondo me è assurdo. Secondo me è assurdo. Perché noi 3 mesi fa, 4 mesi fa, il 23 dicembre, anzi il 15 novembre, noi eravamo spariti. E tutta la gente è venuta qua, i ragazzi della curva soprattutto, e secondo me questo ci ha dato una grande spinta, ma quello già l'avevo detto, e si è appoggiata alla squadra. Perché non c'era altro modo da fare. Sono venuti e si sono appoggiati alla squadra. A distanza di 4 mesi, che la situazione è più tranquilla e si è stabilizzata, mi sembra, la società, da quello che si dice, da quello che scrivono, 2 partite fatte male, dove nascono dei dubbi, invece di difenderci e ricordarsi quello che era il 15 novembre di 4 mesi fa, alimentano i dubbi? Secondo me no, perché 4 mesi fa sono venuti qua e si sono appoggiati alla squadra. E la squadra ha portato questa città e questa società al salvataggio. E questa è un'altra cosa. Mi danno il Nettuno d'oro, che per me è un grande orgoglio e onestamente sono molto emozionato. È forse uno dei più bei, cioè, anzi, il più bel riconoscimento che si possa ricevere, perché per le motivazioni che sono state date. E se avessi la possibilità, io ne farei una statuetta per ogni mio compagno di squadra, per tutto lo staff, per tutte le persone che stanno qua dentro in questo momento nel Bologna, perché dentro a quel Nettuno c'è tutto il Bologna e tutto quello che abbiamo vissuto insieme, dunque il merito è di tutti. Però va a cozzare con quello che è successo adesso, perché se mi danno un Nettuno d'oro per quello che è stato dimostrato in campo, per i valori sportivi, e adesso si vive una situazione di dubbio, non è, non, c'è qualcosa che non va. In questo momento purtroppo bisogna fare i conti sotto tutti i punti di vista, soprattutto economici, con la realtà della società. Dunque bisogna capire quello che può dare la società e come la società può contribuire a questo processo. Avremo la grande fortuna l'anno prossimo di partire da una base solida che si conosce, una squadra che si conosce, che sa pregi e difetti, sa dove deve migliorare, e iniziare a lavorare così da luglio sarebbe un vantaggio enorme. Io spero che lui rimanga, perché ha la fiducia di parte di tutti quanti, perché abbiamo lavorato bene insieme, perché lui sa come prendere questa squadra, ne sa pregi e difetti di questa squadra, dunque proprio per quello sa quanto ha dato questa squadra quest'anno. Secondo me il dubbio nasce proprio da lì. Sa che lui questa squadra ha reso molto di più di quello che poteva rendere in una situazione normale. Dunque per poter mantenere il livello sa che c'è bisogno determinati aggiustamenti, determinate situazioni di mercato, determinati giocatori che dovrebbero arrivare, e chiede questo. E penso che sia una richiesta legittima per rimanere a livello. Era successo anche 5 minuti prima con Casarini, dunque per un'altra cosa, e probabilmente io ero molto nervoso per come stava andando la partita, perché l'avevamo preparata in maniera diversa, perché volevamo dimostrare, al contrario di quello che poi è successo, che tutto quello che si era scritto era sbagliato. Dunque ero molto nervoso. Cioè, lui, ragazzo di 20 anni, ha ascoltato, mi ha detto la sua, ci siamo confrontati per migliorare, perché io da Ramirez, come tutti i miei compagni, mi aspetto il massimo, perché è un giocatore determinante per noi.
Il problema è che non hanno colpito me scrivendo quella cosa, ma secondo me è stata mancanza di rispetto nei confronti del mister. Perché se pensate che il mister si venga, si crei dei problemi o cambi formazione perché io discuto con un altro giocatore, veramente non conoscete Malesani. È una mancanza di rispetto nei confronti dell'allenatore, perché l'allenatore che non metta dentro un giocatore determinante perché ha discusso con un compagno di squadra, allora qui non gioca mai nessuno. Perché le discussioni le facciamo tutti i giorni, che vuol dire? Allora, essere condizionato per una discussione, secondo me, è fuori da ogni possibilità, ma soprattutto con questo allenatore. A una settimana dopo far uscire questa cosa qua, per me è assurdo. Però ti ripeto, io non cambierò il mio modo di essere e continuerò a fare, perché secondo me in quel momento io ho aiutato Ramirez e lui ha capito bene quello che gli volevo dire e quello che gli voleva dire la squadra, perché era un messaggio di tutti. Ha una personalità, sa quello che vuole, sicuramente è normale da lui aspettarsi 3 partite buone e 4 male, perché ha 20 anni, perché è il primo anno nel campionato di Serie A, deve trovare la continuità, che è la cosa più difficile per un talento, però sicuramente ha la testa e il cervello per ascolta, per poter migliorare e diventare quello che potrebbe diventare un gran giocatore. Loro hanno 36 punti, dunque si giocano tanto in questa partita, probabilmente si giocano la tranquillità che noi abbiamo, perché se loro vincono domenica e cercheranno di vincere in tutte le maniere domenica per arrivare a 39 punti, per tirarsi fuori completamente da questa zona, dalla zona calda, e noi andiamo per fare la nostra partita, per portare punti a casa. Sono 2 partite che perdiamo, vogliamo fare meglio, vogliamo portare punti, vogliamo muovere la classifica. E dunque sarà una partita probabilmente brutta da vedere, perché sarà una partita molto tattica, nessuno si vorrà scoprirsi perché la posta in palio è alta, però sicuramente sarà una partita dura e ci possiamo togliere ancora le soddisfazioni. Stanno 2 derby, c'è la partita a Milano con Milan, c'è la partita a Firenze, ma ci sono tante cose da... la partita di domenica, ci sono 6 partite da giocare, ci dobbiamo ancora divertire, ci possiamo ancora divertire. E invece si vengono a creare polemiche inutili, che secondo me ne potevamo fare a meno, sinceramente, tutti quanti. Il nostro obiettivo, te l'ho detto, era quello di arrivare a 50 punti e cerchiamo di raggiungerlo, perché sarebbe una grande cosa in una stagione del genere.